Certo, io saluto. Ah, chi altro? Sì. Maestro, venga un attimo giù, venga, veloce, 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 scenda, scenda, venga, venga, venga. Veloce, veloce, veloce. Venga, venga, venga. Corra, corra, corra. Venga qua. Venga. La volevo qui perché ho un progetto per lei. Non le voglio dire niente, ma mi stia seduta accanto. Poi le spiego, e questo c'ha fretta. Dica Massimiliano, buonasera. Buonasera, mi chiamo Bertolo Massimiliano, vengo da Camaiore, in provincia di Lucca, 48 anni. Faccio il pittore e il cartomante, praticamente faccio una mazza. E ho un canale YouTube. Mi piace, questo mi piace. Un canale YouTube, Bertolo Max. Certo, ma attenzione! Casa Trump. Casa Trump. Donald Trump è l'unico presidente nella storia degli Stati Uniti ad essere stato eletto quando aveva già compiuto 70 anni. È così o non è così? No. No. Non è così. No, stiamo seduti su una seggiolina. È vero. Mi raccomando, appena arriviamo, prendo la pista blu, quella a destra. No, è così, mi dispiace. Il primato era di Ronald Reagan, che giurò la Casa Bianca all'età di 69 anni. Donald Trump, alla data delle elezioni americane, aveva già compiuto 70 anni. È nato il 14 giugno, come me. Però lui del 46, io del 61. Occhio che non può più sbagliare, Massimiliano. Una volta per tutte, Donald Trump, ha il parrucchino o non ha il parrucchino? Non faccialo così ogni volta che dico Donald Trump. La categoria è Casa Trump, che le devo chiedere. Vedete come si accoppia di coccodrilli, scusi. Il parrucchino ce l'ha? Ce l'ha o non ce l'ha? No, non ce l'ha! No. Bravo, non ce l'ha! Oh, studiato, sembra che ce l'abbia però, Sembra, perché ha questa... Donald Trump ha vinto rappresentando il Partito Repubblicano Americano, ma Trump è sempre stato repubblicano o è stato pure dall'altra parte? È stato anche dall'altra parte. Bravo Massimiliano, esatto! Il miliardario Donald Trump da giovane era poverissimo o era un figlio di papà? Poverissimo. No. Se ne può andare, grazie. No, era figlio di papà. Mi dispiace, ma si...